Oggi abbiamo fatto le conserve di zucchine, le zucchine sott'olio. Vi facciamo vedere come conservare le zucchine per un anno, per tutto l'inverno, in modo da fare scorpacciate di zucchine sott'olio. Vediamo la ricetta, tutti i procedimenti per farle perfette. Per fare le zucchine sott'olio noi utilizziamo 2 kg di zucchine piccole, fresche e sode, mezzo litro di aceto di vino bianco, mezzo litro di vino bianco, mezzo litro di acqua, circa un litro di olio. Vi facciamo vedere durante la ricetta quanto ne utilizziamo esattamente. 4 spicchi di aglio, uno ogni mezzo chilo, un ciuffetto di prezzemolo, pepe rosa, un cucchiaio scarso di sale, alcune foglioline di mentuccia. Tagliamo le estremità delle zucchine, vedete? Ovviamente queste zucchine sono state precedentemente lavate con bicarbonato, fondamentale, e poi asciugate per bene, altrimenti andrete a compromettere poi la conservazione delle zucchine sott'olio. Quindi fondamentale iniziare a lavorare, quindi vedete, a tagliare le zucchine solo quando sono perfettamente asciutte. Quindi le abbiamo scavate e abbiamo tolto i semi e le andiamo a tagliare a tocchetti larghi un po' meno di 1 centimetro. Se utilizzate, vedete, queste zucchine piccolissime non hanno neanche i semi. Noi abbiamo utilizzato sia zucchine medio piccole che piccole, quindi queste basta tagliarle. Le andremo a tagliare a rondelle. Per quanto riguarda il taglio, ovviamente come preferite potete tagliarle poi a nastro, quindi a striscioline, oppure a rondelle. La larghezza sempre meno di 1 centimetro. Se seguirete tutti i passaggi, anche il taglio, vedrete che le zucchine sott'olio vi rimarranno nei vasetti croccanti tutto l'anno. L'interno che abbiamo scavato con i semi non buttatelo, potete prepararci un minestrone, un passato di verdure. Ci siamo spostate sui fornelli in una pentola, vedete, stiamo accendendo il fuoco, ci stiamo mettendo l'aceto, il vino, e ci aggiungiamo un cucchiaio scarso di sale. Raggiunto il bollore, cominciamo a metterci le zucchine. Dal momento che risale il bollore, essendo fredde, calcoliamo 4 minuti. Ecco qui, vedete, ha ripreso a bollire l'acqua, quindi 4 minuti. Le scoliamo e versiamo le altre nella stessa acqua. Le zucchine a questo punto si devono asciugare, quindi le mettiamo su un canovaccio. Questo passaggio è fondamentale in modo che poi, quando andrete a mettere le zucchine nei vasetti, siano completamente asciutte, e le lasciamo qui per 2 ore. Stiamo scolando anche le altre e adesso vi faremo vedere poi quando le andiamo ad invasare le metteremo con 2 condimenti diversi, quindi questa tipologia con un condimento e quelle a rondelle con un altro, così accontentiamo tutti in famiglia. E mettiamo anche questa tipologia di zucchine ad asciugare. Nelle 2 ore di attesa ci dedichiamo alla sterilizzazione dei barattoli. Vedete, li stiamo mettendo in una pentola ricoperti d'acqua e abbiamo acceso la fiamma. Assicuratevi che siano tutti coperti. Ci mettiamo anche i tappi, se sono nuovi è meglio. E portiamo l'acqua a bollore. Dopo il bollore li tenete per 20 minuti. Quindi la sterilizzazione è molto semplice.
Una volta pronti, vedete, li mettete capovolti ad asciugare su un canovaccio. Cercando di toccarli il meno possibile perché li abbiamo sterilizzati. Dopo 2 ore le nostre zucchine si sono asciugate. A questo punto tagliamo il prezzemolo. Tagliamo anche l'aglio. A questo punto cominciamo a condire le zucchine. Ci mettiamo il prezzemolo e l'aglio in entrambi i tipi di condimenti che stiamo facendo. Ci mettiamo il pepe rosa che andrà a colorare i vostri barattolini, saranno bellissimi anche da vedere. Ci mettiamo un pochino di olio, ovviamente extravergine di oliva, di altissima qualità, e amalgamiamo. Solo nelle zucchine tagliate a rondelle mettiamo le foglioline di mentuccia. Non tutti la gradiscono in famiglia, quindi potete optare per 2 condimenti diversi in base ai gusti familiari. Profumatissima però, lega tantissimo con la zucchina. A questo punto cominciamo ad invasare le nostre zucchine sott'olio. Cerchiamo di fare una stratificazione ordinata in modo che poi non rimangano dei buchi non irrorati. Fate anche un po' pressione, vedete, le spingete. Vedrete che queste zucchine sott'olio poi vi accompagneranno per tutto l'inverno. Il vasetto dura più o meno 1 anno e potete farci dei panini farciti con le zucchine sott'olio. Io ho dei ricordi d'infanzia di mia nonna che faceva questi panini buonissimi, ripieni di zucchine sott'olio. Non dovrebbe mancare il panino con le zucchine sott'olio nell'infanzia di nessuno. È un bellissimo ricordo. Poi ce l'avete lì il vasetto già pronto, quindi quando non avete tempo potete creare così un contorno per il pesce o per la carne. Creare degli antipasti mettendo le zucchine sott'olio su delle bruschette di pane di Altamura caldo. Potete farci veramente tantissime cose in poco tempo. Noi in Puglia abbiamo una grandissima tradizione di conserve di verdure. Tra le più famose ci sono le melanzane sott'olio con il metodo alla barese a crudo. Quelle ve le abbiamo già fatte vedere, ma vi lasciamo il video in descrizione se volete rivederlo. Stiamo riempendo anche l'altra tipologia. Ovviamente poi se volete consigli su come far venire perfette le vostre zucchine sott'olio potete visitare il nostro sito cucinageek.it, dove trovate la ricetta stampabile e tantissimi consigli su questa ricetta. Poi se siete ghiotti di zucchine come noi abbiamo fatto veramente tantissime ricette con le zucchine, le trovate tutte in descrizione. Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di utilizzare dei barattolini piccoli, più o meno 250 grammi, perché sono facili da consumare. Potete anche farvi dei barattoli un po' più grandi nei casi in cui avrete bisogno di consumare molte zucchine sott'olio, però sono un po' più rari i casi. Quelle da 205, i barattolini da 250 grammi sono perfetti. A seconda poi dei gusti personali potete anche personalizzare un po' le vostre zucchine sott'olio, potete utilizzare il basilico, il timo, il peperoncino e potete anche creare dei vasetti carini da regalare. Sono un ottimo regalo culinario. A questo punto ci aggiungete l'olio extravergine di oliva, come vi abbiamo detto, di altissima qualità. Quello che facciamo noi, siamo fortunati, in Italia abbiamo tantissime tipologie di olio di altissima qualità, frantoi dove potete ordinarlo. Quello che facciamo noi, ci interessiamo nella nostra città quali sono i frantoi che hanno ricevuto dei premi e ci riforniamo direttamente da loro. Vedete, se ne usa abbastanza
E poi è come, almeno noi diciamo così in Puglia, come se poi continuassero a cuocere nell'olio, in questo composto. Per questo non le compreremo anche mai già fatte, perché sicuramente non utilizzeranno mai nei barattoli quelli confezionati olio di oliva di altissima qualità. E poi avete visto che farle è davvero semplicissimo con il metodo di mia nonna. Dopo aver messo l'olio, aspettiamo una mezz'oretta perché tende a scendere. Quello che rimane poi, quando aprirete il barattolo, potete utilizzarlo per condire per esempio i pomodori, l'insalata, quindi non va buttato tutto quest'olio. Controlliamo, vedete che non fuoriesca, con un cucchiaio facciamo questa prova. Stiamo chiudendo i vasetti e vi diciamo che sono usciti ben 6 vasetti da 250 grammi più un vasetto più grande da 500 grammi. A questo punto l'ultima cosa che dovete fare, vedete, controllate sopra al tappo, spingete, se fa clac, vedete non c'è, vuol dire che il sottovuoto si è formato, quindi è importantissimo. Dovesse fare clac, innanzitutto più o meno il sottovuoto si forma in 12 ore, quindi dovete aspettare. Se dopo 12 ore fa ancora clac, allora sterilizzate ancora una volta. Però è raro che accada, dovete chiuderli bene e non dovrebbe succedere. Bene, la ricetta è terminata, purtroppo non si possono mangiare subito, dovete aspettare almeno un mese per consumarli. Se rifate le nostre zucchine sott'olio, fatecelo sapere nei commenti, è una ricetta che sicuramente non mollerete più. Se volete vedere altre ricette come questa, iscrivetevi al canale YouTube. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra per ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta. Alla prossima ricetta, ciao!